Un cordiale saluto alla redazione, ben ritrovati con l'informazione di oggi, martedì 11 novembre 2014. Apriamo con lo sbarco di immigrati ieri sera intorno alle 20:30 a Capodarmi. Ci racconta tutto Silvio Cacciatore. Sono in 77, tutti siriani, gli immigrati sbarcati ieri a Capodarmi sotto il faro di Lazzaro di Reggio Calabria, attorno alle 20:30. Il barcone, lungo 6 metri, che si è incagliato nella scogliera, ha richiesto per le operazioni di soccorso l'intervento della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Protezione Civile, della Misericordia e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, tuffandosi in mare, hanno salvato 5 bambini in balia delle onde. Dopo il primo intervento di salvataggio, i migranti, 56 uomini, 11 donne e 10 bambini, sono stati trasferiti presso delle strutture di accoglienza nella città di Reggio Calabria. Nemmeno il maltempo di questi giorni è riuscito a frenare le migliaia di sbarchi che in questi mesi si sono susseguiti sulle nostre coste. Uomini in cerca di fortuna e di libertà che, piuttosto che restare in una condizione di pericolo dettata da un perenne stato di guerra e di miseria, preferiscono rischiare di affrontare un mare forza 9 che è sferzato sulle nostre coste, lasciandosi dietro le spalle milioni di euro di danni. Reggio, processo Solare 2, 200 anni di carcere per i narcotrafficanti sudamericani. Inflitti 2 secoli di carcere per i narcotrafficanti operativi sull'asse Locride-Piana di Gioia Tauro. Il Tribunale di Locri, presieduto da Alfredo Sicuro, ha emesso la sentenza nei confronti delle persone coinvolte nell'inchiesta della Procura Antimafia denominata Solare 2, condotta contro una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Nel dettaglio, il Tribunale ha condannato Edmond Como, 13 anni, Giulio Loccisano, 18 anni e 6 mesi, 120.000 euro di multa, Fernando Luminati Tonelli, 11 anni e 65.000 euro, Mario Martino, 12 anni e 6 mesi e 65.000 euro, Michele Oppedisano, classe 1969, 8 anni e 40.000 euro, Michele Oppedisano, classe 1970, 15 anni e 80.000 euro, Vincenzo Pesce, 30 anni, Francesco Tonio Rillo, 9 anni, Edmundo José Salazar, 17 anni e 6 mesi, Cristian Giovan Battista Sigilli, 13 anni e 70.000 euro, Rocco Sigilli, 14 anni e 4 mesi e 80.000 euro e Hermer Veres Balcazar, 20 anni e 6 mesi e 140.000 euro, assolti invece Luigi Agostino, Emilio Andrea No, Vincenzo Commisso, Rinaldo Gangemi, Carlo Luciano Macri, Domenico Pedisano e Giuseppe Andrea Grasso. Per quest'ultimo il pubblico ministero antimafia Paolo Sirleo aveva chiesto una dura condanna a 25 anni di carcere più 200.000 euro di multa. Stando alle risultanze investigative, 2 sarebbero i sodalizi criminali, uno attivo nella Locride e l'altro a Rosarno. Entrambi avrebbero esportato in tutta Italia chili e chili di stupefacenti, soprattutto cocaina, che proveniva dal Sud America e poi attraverso l'Olanda e la Spagna arrivava presso lo scalo di Gioia Tauro. All'estero, infatti, molti soggetti sono stati raggiunti da un mandato di arresto europeo. Anche altri presunti membri dell'associazione criminale sono stati localizzati in Colombia, Venezuela e Stati Uniti e per questo è stato richiesto l'arresto e la conseguente estradizione in Italia. L'indagine ha evidenziato che la droga giungeva occultata in alcuni container contenenti carichi di banane. Ad Arghillà un uomo si sente male e muore durante il trasporto in ospedale. Nei giorni scorsi, durante intensificati servizi straordinari di controllo nel territorio disposti dal questore di Reggio Calabria, dottor Guido Nicolò Longo, la Polizia di Stato ha arrestato, nell'ambito di 2 diverse attività, 3 uomini per rissa aggravata e 2 uomini per furto aggravato. Il primo intervento ha avuto luogo a seguito di diverse telefonate sull'utenza 113, allorquando il personale delle volanti, giunto sul posto, aveva accertato che nel quartiere Arghillà Nord di un litigio per motivi di vicinato. Circa 20 persone, alcuni della locale comunità Rom ed altri residenti, avevano generato una rissa. Da un primo scontro verbale scaturito dal fatto che uno dei condomini avesse redarguito il vicino di casa, 61enne, che stava svolgendo un lavoro rumoroso, si è passati poi ad una vera e propria colluttazione cui prendevano parte anche altre persone,
Durante questa fase uno dei soggetti coinvolti è stato colto da un improvviso malore in strada e trasportato da parenti presso il locale nosocomio, dove è giunto cadavere. In occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che ricorre ogni terza domenica del mese di novembre, voluta dall'ONU nel 2005, l'Associazione Culturale Amici di Raffaele Caserta organizza la prima fiaccolata della vita. La nostra associazione, dice il presidente Gaetano Pace, continua a puntare sul coinvolgimento sociale per diffondere una cultura diversa a sostegno della vita, e per questo ha bisogno dell'amplificazione dei media, della cittadinanza tutta ai quali affida la propria speranza. Diamo assieme voce alla giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada per riaffermare il valore della vita, un bene indispensabile, inelabile e sacro. Parliamo adesso di Natuzza, in migliaia alla festa Statua Madonna, effigie realizzata su indicazione della mistica dopo apparizioni. Mileto, Vibo Valentia, migliaia di persone ieri si sono ritrovate a Paravati per la ricorrenza del 21° anniversario dell'arrivo dell'effigie del Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime. A pochi giorni dall'avvio della causa di beatificazione per Natuzza Evolo, al centro della celebrazione religiosa c'è stata la statua della Madonna realizzata sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Natuzza con le fattezze che la madre del Cristo aveva nell'apparizione della mistica. Nell'ultimo triennio sono stati 3.000 i posti di lavoro persi in Calabria nel settore dei call center. Lo riferisce Daniele Carchidi, segretario generale dell'SLC CISL Calabria. Il settore occupa nella regione 15.000 persone, soltanto 5.000 delle quali però hanno contratti a tempo indeterminato. Dei 15.000 addetti, inoltre 10.000 lavorano per aziende di dimensioni considerevoli, mentre gli altri operano per piccole o addirittura piccolissime realtà imprenditoriali. Call center, ultimo triennio, 3.000 posti, dei 15.000 addetti Calabria, solo 5.000 sono stabili. E chiudiamo con lo sport. Regina, allenamento mattutino agli ordini di corsa, assenti Masini e Luzzada. Dopo la seduta defaticante di ieri, guidata dal preparatore atletico Saffiotti, la squadra si è ritrovata di buon mattino al centro sportivo Sant'Agata agli ordini dell'allenatore Ciccio Cozza. Seduta atletica intervallata dal lavoro in palestra e tattico, incentrato soprattutto sulla fase difensiva in vista dell'importante match di venerdì sera contro la Salernitana. Assenti gli attaccanti Luzzada e Masini, le loro condizioni e la possibile presenza per la gara con il Granata saranno valutate nei prossimi giorni. Difficile recupero per Camillieri, vittima di un infortunio muscolare nell'ultima gara in casa con l'Aversa. Sono tornati invece in gruppo dopo l'esclusione di Melfi, Viola e Di Michele. Per quest'ultimo, quella contro la vice capolista del torneo sarà una gara dal sapore particolare. Infatti l'attaccante di Guidonia ha esordito nella massima serie con i campani e soprattutto ha collezionato ben 92 presenze in maglia granata, condite da 40 gol tra il 1998 e il 2001. Ancora è difficile abbozzare una probabile formazione, la cosa sicura è che mancheranno Dall'Oglio e Manione, fermate da giudice sportivo. Bene, vi ringrazio per l'ascolto che avete sin qui prestato anche oggi, vi auguro un buon proseguimento con le nostre trasmissioni.